Salve a tutti, bentornati a un nuovo video di Polvere e Fumetti, la vostra, come sempre, forse rubrica preferita, dovete diventare povero ogni settimana più della precedente. Allora, come state, come non state? Periodo un po', l'inizio dell'estate è sempre pessimo per quanto mi riguarda, perché c'è questo un sentimento di non voglia di fare niente, tant'è che dovevo fare il video di acquisti di Ho Visto Cose di 2 mesi, bensì. E appunto proprio per questo motivo non l'ho fatto, lo girerò subito dopo questo e uscirà appunto verso settimana prossima, lunedì o mercoledì, devo ancora decidere quando. Però come al solito torniamo ogni venerdì o quasi a parlare di come sperpero i miei denari, i miei pochi averi. Settimana tutto sommato abbastanza nella norma, diciamo, sono uscite un po' di cose ma niente di clamoroso, ho fatto qualche recupero, ci sono delle uscite interessanti, soprattutto anche dei preordini, delle cose interessanti che, ripeto, mi sono arrivate in questi giorni e che adesso appunto vi mostrerò. Però come al solito sapete benissimo come funziona, date un'occhiata in descrizione per trovare link a queste ed altri fumetti per appunto comprarli su Amazon, e laddove, come al solito ve lo dico sempre, vi interessasse qualcosa di cui vi sto parlando, se lo comprate appunto attraverso questi link, a me arriva una piccolissima percentuale, a voi non toglie niente, a me Amazon appunto dà un piccolo contributo, diciamo pure così. Ripeto, se vi andasse mi farebbe veramente molto molto piacere, ma solo se appunto vi incuriosisce qualcosa che vi mostro appunto nei prossimi minuti. Cominciamo, perché sennò poi mi perdo. Cominciamo con l'edicola, perché è uscito il nuovo numero di Dragonero, il numero 73, l'invasione delle tenebre, numero che stavo aspettando da un po' perché sembra molto figo e non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro sarà un numero che aprirà comunque una storia che poi si concluderà ai primi di luglio, che è Prigioniero delle Ombre. Un numero, come al solito, scritto sempre da Luca Eno e Stefano Vietti, disegnato da Gianluca Gregorini, disegnatore che non mi ricordo di aver già visto appunto su Dragonero, però devo dire che già per queste prime pagine, insomma, fa la sua bella figura. Vediamo già tentacoloni e mostri, quindi aspettiamoci un bel po' di violenza, un po' di horror e anche un po' di Cthulhu, un po' di miti lovecraftiani. Numero interessante questo di Dragonero, non solo per questo ma anche perché viene venduto, come anche tutta una serie di altri numeri delle serie Bonelli appunto, da qui ai prossimi mesi, che viene venduto con un poster che appunto ritrae il personaggio. Adesso non sto ad aprirvelo, però insomma qua c'è la prima metà, qua c'è la seconda, insomma interessante, una cosa così che viene fatta per probabilmente anche un po' per, come dire, indorare la pillola, perché nel caso non lo sapeste, la Sergio Bonelli ha alzato i prezzi delle proprie testate. Infatti Dragonero non costa più 3,50 euro ma costa 3,90 euro, appunto probabilmente un po' per indorare la pillola tra virgolette ai propri lettori. Appunto viene fatto questo piccolo omaggio insieme ad altre cose, tra l'altro, appunto per questo come dire aumento di prezzo. Ecco, mi ricordo quando cominciai a prendere di Landocchi costava esattamente 1 euro in meno, 2,90 euro, che mi sembrava molto molto figa, molto vantaggiosa come cosa. Però appunto siamo arrivati nel giro di qualche anno, 2-3 anni, forse qualcosina di più, sicuramente qualcosa di più, 4-5 anni appunto, all'aumento di 1 euro appunto rispetto a com'era i tempi. Insomma, che dire, purtroppo, come detto direttamente proprio dalla Sergio Bonelli in un comunicato, la crisi ha colpito anche il mondo del fumetto, e ovviamente bisogna scendere a patti anche con queste cose. Personalmente non è un problema così grande, non è una cosa che mi toglierà sicuramente il sonno, diciamo. Per cui continuerò tranquillamente a comprare Dragonero e di Landò, che sono appunto le uniche poi 2 serie Bonelli che seguo. Parlavo prima di altre cose, viene data anche una cartolina che pubblicizza l'apertura di un Bonelli Point, e poi questo numero 0 di Odessa, questa serie, nuova serie Bonelli, tutta a colori tra l'altro, che è uscita nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di Davide Rigamonti, soggetto e sceneggiatura, disegnata da Simone Ragazzoni, Matteo Resinati, Riccardo Chiereghin. Però non so se questi siano gli effettivi creatori della serie, perché mi pare che fosse una serie creata da altri autori, sempre Bonelli, anche abbastanza rinomati. Una serie
futuristica che sinceramente non avevo minimamente calcolato, e adesso con questo numero zero potrò magari farmi una piccola idea, appunto, e poi magari dare un'occhiata appunto anche a questa serie. Per concludere poi con il discorso edicola, è uscito il solito numero di Supereroe Classic, il numero 115, dedicato a Daredevil. Ormai stiamo andando a vele spiegate anche questa serie, abbiamo per ora annunciati fino al numero 128. Stavo parlando proprio qualche giorno fa con un mio amico sul discorso di se continuare o meno questa serie. Mi dicevo, beh, io a sto punto sono arrivato fino qua, arrivo fino al 150, che poi dovrebbe essere l'effettiva conclusione della serie, anche perché mi spiacerebbe un po' lasciare tronche praticamente tutte le storie che ormai ho recuperato. Quindi non mi sembra molto bello, anche pensando in un futuro di dover fare dei tagli. Appunto, questa è sicuramente una di quelle cose che vorrei tenere in acquisto, diciamo, proprio perché mi spiacerebbe un po' lasciar perdere tante serie, quelle appunto di Daredevil, degli Avengers, di Thor ovviamente, tutte quelle disegnate da Kirby. Insomma, mi dispiacerebbe molto, ripeto, lasciarle perdere in questo senso, diciamo. Passiamo poi ai manga, per cui abbiamo un po' di uscite ci sono due recuperi, i miei recuperi ormai, come dire, fissi di Black Clover. Abbiamo il numero 6 e il numero 7, adesso dovrò stopparmi con questi acquisti e cominciare effettivamente a rileggermi questo fumetto, questo shonen che stavo aspettando da un po' che Panini appunto ristampasse, che finalmente appunto ha ristampato i primi numeri, che erano andati esauriti. In particolare il numero 3 era ambitissimo, mi ricordo. Poi, sempre per Panini, numero 22 di Blue Exorcist, sempre per parlare di shonen interessanti. Anche questo mi pare di essere un numero indietro rispetto alle uscite normali. Anche questo però sempre molto bello, un bel mix fra Naruto e Harry Potter, tra virgolette, con questi maghi, con questi esorcisti più che altro, scusatemi. Appunto, e un mondo con dei personaggi che mi ricordano molto personalmente quelli di Naruto. Quindi è un fumetto che leggo veramente con molto molto piacere, e che appunto va avanti anche questo da ormai veramente tanto tempo. In Italia siamo, non so se siamo in, come siamo messi con appunto la cadenza delle uscite rispetto al Giappone, però va avanti in questo da veramente tanto tempo e me lo porto dietro da veramente tanto tempo. È una cosa che un po' mi fa piacere. Numero 2 poi per Demon Slayer Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotuge, non so come si pronunci, per Star Comics. Allora, questo ve lo mostrai un po' di mesi fa, anzi un paio di settimane fa, perché appunto era uscito, io ne avevo sentito parlare veramente molto bene, avevo addirittura cominciato a guardare l'anime, cosa che non faccio mai, appunto di questa serie, di cui ne avevo sentito veramente parlare bene. Addirittura qualcuno diceva che era il nuovo top shonen di Shonen Jump, ho detto minchia addirittura, e allora ho voluto darci un'occhiata. Effettivamente l'incipit è carino, anche qua niente di nuovo, insomma niente di innovativo, però comunque mi aveva incuriosito, ecco. Allora ho deciso di dare un'occhiata anche al secondo numero di questa serie. Di solito vado verso magari do un'occhiata fino al terzo numero per capire un po' come, che aria tira appunto in queste serie, e appunto mi decido poi. Che dire, una storia di demone, una storia abbastanza anche violenta, tutto sommato abbastanza cruda, cattiva. Addirittura c'è questa scena dove c'è questa specie di esorcista che ficca un dito nella testa di una ragazza. Mamma mia, in questo personaggio in particolare mi ricorda molto quello che è l'esorcista di Ushio e Tora, che appunto incontrano verso i primi numeri della serie, con questo ragazzino che appunto vuole diventare questo cacciatore di demoni, che appunto creature che hanno ucciso tutta la sua famiglia e trasformato in un demone appunto la sorella, che però sembra avere dei barlumi di lucidità, insomma dei momenti ancora in cui, ripeto, ha della lucidità mentale, appunto, non è totalmente persa, insomma. E questo appunto è anche un viaggio per questo protagonista, per cercare di guarire, tra virgolette, la sorella, appunto, da questa maledizione. E concludiamo con i manga, con un acquisto imprevisto, che avevo visto proprio poco prima di entrare in fumetteria, guardando su delle uscite di J-pop, e ho detto, vabbè, se c'è in fumetteria me lo prendo, perché questo mi potrebbe interessare molto per vari aspetti. Sto parlando di Shinsengumi,
di Osamu Tezuka, pubblicata appunto da J-Pop nella collana Osamushi Collection, questa iniziativa splendida di J-Pop in collaborazione, mi pare, con 001 Edizioni, che appunto stanno pubblicando praticamente tutto il catalogo di Osamu Tezuka appunto in Italia. Sono arrivati per ora diversi fumetti, tra l'altro anche molti inediti, proprio come Shinsengumi, che non è mai arrivato in Italia. Abbiamo visto per esempio MV, abbiamo visto Kirito, sono usciti un'altra serie di Faust, i Bonbon Magici di Lilly, una serie veramente di tantissimi fumetti appunto di Osamu Tezuka. Molto probabilmente a brevissimo arriveranno anche altre due serie che invece vorrei assolutamente recuperare, che sono La Fenice e Blackjack. Quelli vorrei assolutamente comprarli. Tra l'altro sono delle edizioni veramente molto belle, molto più grandi rispetto ai tankobon originali, e poi il prezzo è veramente concorrenziale, perché a 12 euro appunto esce questo bel volumetto, ma in generale i prezzi si aggirano tutti quanti intorno a queste cifre, 12, 15, massimo appunto 15 euro, insomma, è bello bello. Ripeto, poi il tema mi intrigava molto, di questo ragazzino, di questo giovane che appunto vive nel Giappone feudale, la cui famiglia viene anche qua sterminata, e che appunto il padre viene ucciso. Appunto, questo ragazzino decide di entrare nella Shinsengumi, che è proprio la squadra di polizia scelta dello shogun, appunto dell'imperatore, diciamo. E appunto mi intrigano molto questo genere di storie di questo tipo, devo dire. Sto pensando di recuperare anche, per esempio, Samurai Executioner, se qualcuno l'avesse letto, di mi viene in mente come si chiama, oddio, è quello che è morto qualche tempo fa. Non mi viene in mente, però appunto mi intrigano molto queste storie di samurai, di Giappone feudale, quindi mi piacerebbe anche recuperare questa serie. E per ora mi sono fatto tentare un po' da questo Shinsengumi di Tezuka, che poi è uno dei capostipiti, uno dei capisaldi del fumetto giapponese, che veramente non potete assolutamente prescindere dal leggere, assolutamente. Poi sono storie anche molto Tezuka, diciamo, è anche riconosciuto per essere uno che non ci va molto leggero, cioè su certe storie è stato veramente molto pesante, appunto in fatto di denuncia sociale, di scrittura, di appunto di determinati titoli. Ecco, questi titoli magari sono quelli un pochino più adatti ad avvicinarsi a questo genere di lettura. Per esempio, io personalmente non consiglierei quasi a nessuno di cominciare a leggere Tezuka con La Storia dei Tre Adolf, per dire. Però magari con queste storie, appunto Dororo, che è molto shonen, ha uno spirito veramente molto da fumetto per ragazzi, secondo me, pur essendo molto violento, molto anche cattivo e sanguinolento in certi aspetti, appunto. Però diciamo che consiglierei questo genere di opere per avvicinarsi alla lettura di Tezuka, ecco. Volevo dire anche un'altra cosa, sì, vi consiglio assolutamente di recuperare in fumetteria, sempre di J-Pop, Musashi, che è la storia di Musashi Miyamoto, praticamente il samurai più famoso della storia del Giappone, che viene chiamato anche il Robin Hood appunto del Giappone, di Shotaro Ishinomori, che è uscita appunto una nuovissima edizione proprio per J-Pop qualche settimana fa. Tra l'altro una bellissima edizione che sto pensando anche di ricomprare, perché avevo la vecchia edizione Planeta, e che ormai è tutta sgualcita, tutta brutta, e appunto pensavo di ricomprarmelo anche in questo bel formato. Ripeto, una storia veramente molto molto bella, una storia biografica di questo grandissimo personaggio della storia giapponese, come hanno fatto anche sempre J-Pop, ha fatto la storia di Hokusai, anche quella veramente molto molto bella. Insomma, vi consiglio di recuperarle laddove potesse interessarvi, appunto approcciarvi anche a questo genere di fumetto storico, diciamo, questo fumetto storico biografico, veramente una cosa molto molto interessante. Cambiamo continente, arriviamo in America, dove continua per quanto riguarda Marvel, ovviamente, Infinity Wars. Questo è il numero 11 appunto della serie. Non so se continuerà ancora. Sì, arriverà col 12° numero, che appunto, come detto qua, concluderà proprio questa serie. Ripeto, ormai sto aspettando che si concluda per potermela probabilmente leggere tutta ad un fiato.
appunto, perché poi ci sono, come dicevo nel video scorso, ci sono degli intramezzi, delle storie in mezzo che non mi interessano particolarmente, e quindi probabilmente mi farò una bella scorpacciata, mi leggerò tutto Infinity Wars insieme, magari saltando appunto queste parti che non mi interessano. Sempre per quanto riguarda Marvel, sono usciti poi gli unici due spillati che come al solito seguo, ovvero il numero 15 di Amazing Spider-Man, che in copertina ci riporta in Spider-Geddon, in questo mega crossover fra tutte le possibili realtà alternative, le incarnazioni, scusatemi, alternative di Spider-Man, dell'Uomo Ragno, che ormai anche questa c'ha, a me ha un po' rotto le palle, perché veramente poteva essere una cosa figa all'inizio, anzi è stata una cosa molto figa all'inizio, però a lungo andare veramente mi ha un po' stufato, cioè questo continuo a reiterare queste versioni alternative che poi si sono messe un po' troppo fra le palle, non lo so, è una cosa molto personale, a me non piace come cosa, non so poi cosa ne pensate voi, però appunto dopo un po' rompe il cazzo, diciamo proprio così. Però va anche detto effettivamente che se non fosse per questo, probabilmente anche per questo reiterare questo concetto di Spider-Geddon, per continuare a ritornare a questo genere di storia appunto per quanto riguarda l'Uomo Ragno, non avremmo avuto quello splendido capolavoro che è Spider-Man Into the Spider-Verse. Probabilmente, ecco, bisogna rendere noto a Spider-Man, a Spider-Geddon in generale, a questo brand, diciamo pure così, di averci portato una serie, un film animato, un film, tra parentesi, animato, bellissimo. E poi Thor col numero 9, che come, me, come sempre vi dico sto seguendo sia in americano che in italiano. Molto molto figa, mi sta piacendo. Tra l'altro è notizia di ieri che Jason Aaron ed Ezad Ribic torneranno insieme per scrivere una miniserie, mi pare di 4 numeri, tutta dedicata a King Thor, quindi potete già immaginare il mio stato d'animo. Veramente sono felicissimo di questa cosa, mi ha fatto veramente molto molto contento sapere che il mio sceneggiatore preferito e il mio disegnatore preferito torneranno insieme per scrivere una storia sul mio personaggio preferito. What else? Che altro dire? Veramente mi ha fatto molto molto piacere questa cosa. Poi, sempre per Panini, sto continuando il recupero che vi dissi appunto qualche settimana scorsa della serie incartonata della Marvel Collection, appunto dedicata a Doctor Strange. Questo è il terzo capitolo, Sangue nell'Etere. Questo raccoglie la serie sempre scritta da Jason Aaron, disegnata da Chris Bachalo. Molto molto figa, molto molto bella. Appunto vi ricordo che c'è appunto questa promozione di Panini che sta pubblicando questa serie di numeri di uscite legate al mondo magico fantasy, appunto al 25% di sconto. C'è dentro Nomen Omen, ci sono dentro altre storie di Doctor Strange, insomma, se mi ricordo vi lascerò il link in descrizione per poter dare un'occhiata appunto ai titoli che vengono fatti rientrare appunto in questa o promozione appunto di Panini. Avete tempo fino a fine mese, quindi avete ancora un bel po' di tempo. Passando poi a Bow Publishing, è finalmente arrivata la variant del numero 3 di Black Hammer. Sapete che io ho una passione smodata per questa serie, veramente bellissima, di Jeff Lemire e di Nordstone. Questa che era una semi-esclusiva per il, mi pare, Napoli Comic Con, se non sbaglio, sì. E che appunto è stata pubblicata, poi anche è stata messa anche in commercio, anche sul sito appunto dell'editore, e io e il mio buon amico Emanuele ce la siamo accaparrata. Variant Edition, adesso vi dico anche di chi, che tra l'altro è una disegnatrice italiana. Adesso vorrei cercare se c'è un credit, realizzata da Flavia Biondi. Appunto un credito della copertina. Che dire, ho scritto una recensione su Red Capes di questo bellissimo volume, di questa bellissima serie. Se vi andasse potreste andare anche a recuperarla. Tra l'altro, sempre di qualche giorno fa, la notizia che Black Hammer diventerà un universo condiviso anche non solo nel mondo del fumetto, ma anche nel mondo appunto multimediale, tra virgolette, nel mondo della televisione e del cinema. Quindi probabilmente usciranno, un po' come è stato per il Marvel Universe, dei film collegati, delle serie televisive appunto proprio legate al mondo di Black Hammer. Una serie che si presta molto bene, perché Lemire si è preso molto bene per scrivere appunto questa serie,
creando degli spin-off, delle realtà alternative, giocando con il proprio multiverso, con questo Lemireverse, diciamo pure così, citando un sacco di fumetti, citando un sacco di titoli che appunto con cui Lemire è cresciuto non solo come sceneggiatore ma anche come lettore, quindi è veramente bellissima, tra l'altro questo terzo numero termina con un plot twist mostruoso e che non vedo l'ora di vedere come appunto prosegue. Poi passiamo da Salda Press, per cui è uscito finalmente questa serie che mi ricordo destò il mio interesse fin dal suo annuncio in America per vari motivi. Primo perché il concept mi sembrava veramente molto molto interessante, molto molto intrigante. Secondo perché a disegnarla è un nostro connazionale, che è Simone Darmini, e il titolo in questione è The Spider King. Questo esce per la collana Maestro, appunto questa serie di cartonati, appunto di storie molto autoriali appunto per Salda Press. Una storia che mette insieme questo mondo di vichinghi, questo periodo storico appunto vissuto dai vichinghi con gli alieni. Quindi una cosa molto simile a quello che era un altro volume pubblicato sempre da Salda Press, che era Lake of Fire, dove però gli alieni arrivavano nella Francia del periodo delle crociate. Quindi il concept è molto molto simile, però mi intriga veramente molto, soprattutto dal punto di vista artistico, perché Simone Darmini è un maestro, è veramente un disegnatore pazzesco sotto tantissimi punti di vista, sia proprio per il suo stile, che ricorda veramente molto un mix fra, vorrei cercare qualche tavola, fra Dave McLean, se non mi ricordo male, che è quello di Ed Lopper, e Mike Mignola. Solo cercare qualche bella tavola da farvi vedere, ecco, guardate qua, per esempio. È veramente molto molto figo, soprattutto dal punto di vista artistico, ripeto, non solo per lo stile ma proprio anche per le trovate grafiche di costruzione della tavola. C'era una tavola bellissima con questo personaggio che si distrugge come un vetro, come una specie di, come si chiamano, di quei quadri fatti con il vetro, adesso non mi viene in mente il nome, appunto si distrugge creando altre vignette. È bellissimo, veramente bellissimo. Quindi ottimo che Salda Press l'abbia anche portato in questo formato un pochino più grande rispetto ai brossurati, ai cartonati, no, è uguale ai cartonati soliti ma un pochino più grande rispetto, scusatemi, ai brossurati, in modo che possiamo apprezzare ancora meglio appunto l'arte di Simone Darmini. Veramente molto molto figo, al prezzo di €24,90. Ora, se come me avete preordinato questo titolo durante il periodo di promozione appunto di Salda Press, ve lo portate a casa a qualcosina meno, insomma, che ovviamente non fa male, pare verso sui 18 euro, quindi risparmiate più o meno 6 euro o 5-6 euro, che male non è, appunto ve lo portate a casa con questo sconto, se no appunto come al solito lo trovate al 15%, quindi ci aggiriamo intorno alla ventina di euro, che comunque è un prezzo più che adatto appunto per le belle edizioni che fa Salda Press. E poi concludiamo con una cosa che mi è arrivata proprio poche ore fa, tra l'altro dopo quasi una diatriba con Bartolini per farmi avere questo cazzo di pacco, perché veramente è stato un'epopea, un'odissea veramente. Sto parlando del nuovo fumetto di Igort, di questo europeo che ce l'ha fatta a pubblicare in Giappone. Ha pubblicato questo suo fumetto, che tra l'altro è stato riproposto proprio pochissimi, qualche anno fa, appunto anche nel nostro paese, che tra l'altro è proprio il fondatore di questa casa editrice, che è la Oblomov, da quando appunto Igor si è staccato dalla Coconino, di cui mi pare fosse il responsabile editoriale, se non sbaglio, appunto ha deciso di staccarsi dalla Coconino per aprire la sua Oblomov, le officine sonore, mi pare si chiami, officine visive forse, e appunto ha pubblicato il suo nuovo titolo, che è Kokoro, questo bel fumetto in orizzontale,
nella cultura giapponese è il cuore, Kokoro, scusatemi, nella cultura giapponese è il cuore inteso in senso spirituale, appunto, come poi si evince proprio, tra l'altro, prima di parlarvi del fumetto in sé, perché l'ho comprato? Per tutta una serie, per un paio di ragioni, principalmente perché ho già letto Quaderni giapponesi di Igort e mi sono piaciuti veramente un sacco, quelle graphic journalism splendido dal punto di vista proprio della scrittura, anche dal punto di vista del disegno. A me piace molto come disegna Igort, che è un tratto molto poco giapponese, devo dire, mi piace molto, che però si sposa allo stesso tempo molto bene con quello che poi è l'arte giapponese, con quelle che poi sono per esempio le stampe, gli ukiyo-e giapponesi. E sia perché appunto ci offrivano questi due volumi uno splendido spaccato su quella che era la storia, dava veramente una serie di punti di vista molto interessanti, che erano il punto di vista proprio del Digort stesso, che è stato in Giappone appunto per conoscere gli editori di Shueisha, appunto, che poi hanno pubblicato il suo fumetto. Un punto di vista storico, perché ci mostra appunto questo il periodo storico appunto in cui Igort ha visitato il Giappone. Un punto di vista culturale, perché Igort va a prendere tutta una serie di, tramite dei piccoli spunti, passeggiando per le strade, non so, vede un cartellone di un qualche film, parte a raccontare tutta la storia, non so, di un determinato attore. Racconta il suo incontro con Jiro Taniguchi, racconta il punto di vista di Hayao Miyazaki, tutta questa serie di cose veramente molto molto belle, però appunto si è sempre concentrato su quello che era il proprio punto di vista, diciamo. In Kokoro appunto, se non sbaglio, va proprio a prendere quelle che sono, gli aspetti tipici appunto del Giappone, gli aspetti culturali, andare ancora a riprendere dei personaggi, delle usanze. Si parla, qui mi pare che questo sia delle pagine dedicate a Yoshiharu Tsuji, esatto, dove si parla del Gekiga, dove vengono anche proprio riprese delle pagine dai fumetti appunto degli autori, ma si parla anche di appunto di stampe, di storia, come si vede qua, della storia dell'imperialismo giapponese, di che altro si parla? Si parla addirittura di mostri, di yokai, adesso li avevo visti prima, volevo farveli vedere, si parla di cinema, cioè veramente è uno splendido spaccato su quella che probabilmente è la cultura pop giapponese in generale, diciamo, eccoli qua. Yokai giapponesi, questa è stata una cosa che quando vennero pubblicate le pagine di previews mi intrigò molto appunto ad acquistare il fumetto, e insomma sono contento finalmente di averlo, perché ripeto, Igor mi piace molto, guardate, si parla addirittura di anime, qua c'è Ranma mezzo con il panda enorme, si parla di Akira, si parla dei film di Miyazaki, insomma è veramente una lettura adatta, perfetta per chi ama il Giappone, ma in particolare la cultura giapponese. Solo cercarvi le pagine, appunto, guardate, questa è un'immagine, una riillustrazione di un frame di Una tomba per le lucciole di Hayao Miyazaki, se non sbaglio, no? Forse una di Miyazaki, forse non era di Miyazaki, adesso mi viene il dubbio che non sia di Miyazaki, ma di qualche altro regista, e non mi ricordo più, appunto, avevo visto delle pagine dove proprio venivano ripresi dei frame di Akira, volevo farveli vedere. Ripeto, interessante, veramente, dovrebbe essere qua, veramente molto molto interessante, eccolo qua. Non so più cos'altro qua si vede, Tetsuo e appunto Kaneda, uno di fronte all'altro sugli scalini appunto di questo edificio in rovina. Altro motivo per cui l'ho comprato, che l'ho preso in preordine, per questo mi è arrivato dopo, è perché non solo veniva venduto i punti in preordine con uno sconto, mi pare, del 15-20%, ma ordinandolo appunto con un certo preavviso si poteva richiedere anche uno sketch e una dedica appunto sul volume, e appunto ho approfittato
e mi sono fatto fare questo bel disegno, che tra l'altro è molto simile a quello che Igort mi aveva già fatto su uno dei volumi di quaderni giapponesi. Non lo so, mi sembra che fosse molto molto simile, però figo, bello bello bello. Sono contento di aver, ho adesso urtato il microfono, farò un casino mostruoso. Sono contento di aver approfittato appunto di questa opportunità, e vi invito a farlo anche voi laddove appunto il titolo abbia suscitato un po' di interesse anche in voi. Fatemi sapere come al solito cosa avete comprato e cosa avete letto voi questa settimana, mi raccomando, fatelo come sempre con un commento qua sotto, e vi ricordo che in descrizione trovate i link per arrivare appunto ai miei contatti, per arrivare appunto a questi link di Amazon per poter comprare questi e altri fumetti che come al solito vi consiglio sempre di recuperare, tra cui proprio Black Hammer, appunto per poterci dare un'occhiata. Ripeto, se lo fate tramite questi link a me arriva una piccolissima percentuale e mi fareste anche un pochino contento. Io ho finito, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ci vediamo probabilmente lunedì o mercoledì con appunto il video di acquisti di Ho Visto Cose, che girerò appena chiuso questo, e niente, ripeto, vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!